Ciao, siamo in Montagnazza. E oggi vi portiamo al Pizzo Tracciora. E si parte proprio da qui. Da Rossa. È iniziata la salita. Belli al sole, temperatura ottima e via che si prosegue. Stiamo risalendo la mulattiera. Eccoci qua a Piane, sentiero 400, sempre dritti. Lasciamo la Piana col suo bellissimo oratorio dedicato a San Giovanni Battista e proseguiamo. Devo dire salita piacevole lungo il sentiero 400 all'interno di un bosco. Ci si gode questa primavera anticipata, forse non sanissima per l'ambiente, ma comunque molto godibile. E iniziamo a pestare la prima neve. Niente, abbandoniamo il bosco. Siamo in vista dalla cima. Arriviamo in campo aperto. Si apre il panorama. Tratto, mettiamo sui ramponcini, si va ad attaccare la cima. Tratto nel bosco finito e via che proseguiamo in cresta. Sale verso la cima, sul sentiero innevato, con neve in chiaro scioglimento ma compatta, si sale bene. Ultimo centello, forse meno, il dislivello ci aspetta. Ecco che appare la croce, ci siamo oramai. Montagnazza. Altra cima messa in cascina, Pizzo Tracciora. 1917 metri, Montagnazza. Poche parole, tanti fatti. E ora diamo i numeri. Lasciata la macchina rossa si comincia a salire su facili mulattiera fino a raggiungere dopo poco le piane di Rossa. Da qui sul sentiero 400 si prosegue attraverso un bosco. Si passano un paio di alpeggi e poi finalmente si arriva in cresta. Dalla cresta il panorama si apre e si inizia a vedere la croce sulla cima, che ovviamente ci rincuora, e dopo un paio di muretti la cima è nostra. 1000 metri di dislivello circa, 4 km, un giro che si può concludere in mattinata con un buon passo. Panorama di tutto rispetto, Montagnazza.